Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente, dopo tanto tempo, torniamo a parlare di ciclocross. Già negli anni scorsi vi avevo già fatto qualche video riguardante alla specialità del ciclocross e dopo tanto finalmente ne torno a parlare. Volevo già parlarvi di questa specialità ad inizio stagione, ovvero a fine settembre, quando hanno iniziato a correre la Coppa del Mondo ancora in America a Waterloo, ma purtroppo non sono riuscito a registrare quel periodo e quindi adesso è arrivato il momento di riparlarvi di questa specialità, di vedere cosa è successo fino adesso in tutte queste gare e soprattutto tra poco arriveranno i corridori più forti secondo me della specialità, ovvero Pidcock, che ha già iniziato, ma non vi anticipo altro, dopo vi racconto anche cosa è successo, e arriveranno prossimamente tra poche gare Van der Poel e Van Aert. Ma prima di andare a parlare di loro vediamo cosa è successo fino adesso, e se anche a voi vi piace questa specialità, siccome ci sono pochissimi video che ne parlano, vi consiglio di andare a spammare il più possibile il video, così se avrò il giusto seguito continuerò settimanalmente a portarvi questa rubrica sul ciclocross. E ora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere cosa è successo fino adesso. Baby girl love my bop and I'm like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Baby girl love my bop and I'm like me too. No roof on my top and my babe see through. Coppa del Mondo di ciclocross che parte come ogni anno dall'America, prima gara si disputa a Waterloo, quest'anno è stata una gara asciutta, e seconda gara a Fayetteville, lo stesso percorso che si è corso l'anno scorso al mondiale. Come ogni inizio stagione, il personaggio che abbiamo visto subito è stato Elias Pitt. Come ogni anno inizia forte, vince le prime gare e si fa subito notare. Quando poi però arrivano i più forti in ogni stagione, tende a perdere un po' la condizione e tende a non vincere più facilmente come fa all'inizio stagione. E vediamo cosa succederà poi questa stagione, perché Isvevit attualmente non sta neanche molto bene, ha avuto qualche problema in campionato europeo, si parla problemi di sciatica, quindi attualmente non è al massimo della forma a questo inizio stagione, dove normalmente è uno tra i più forti, e vediamo cosa succederà poi nel proseguo, perché oltre a lui si è fatto ben notare Loren Schwek. Schwek quest'anno ha cambiato squadra, è passato dalla Paulshausen, ovvero la squadra di Isvevit e Van Turenhout, che dopo andremo a vedere cosa ha fatto in questa stagione, è passato alla Clean Fristad. Con questo cambiamento di squadra sicuramente ha trovato motivazione nel correre, gli ha ridato quella voglia di vincere, e difatti anche lui è riuscito a già vincere 4 gare fino adesso, 2 gare di Coppa del Mondo e 2 di Super Prestige, e attualmente la classifica di Coppa del Mondo vede in prima posizione, dopo le 2 vittorie ottenute in America, Isvevit, e secondo Schwek per un solo punto. E questi sono stati i 2 principali protagonisti di questo inizio stagione. Ma non essendoci i 3 alieni che di solito corrono il ciclocross nella seconda parte di stagione, non sono stati gli unici 2 a farci vedere, ma oltre a loro altri sono fatti ben notare. In primis Michael Van Turenhout, che è andato a vincere il campionato europeo a Namur dominandolo, e oltre a lui l'ex campione europeo che assieme a Van Turenhout se l'è battagliata a Namur sempre, Lars van der Haar. Tutti e 2 sono personaggi che già ben conosciamo. Oltre a questa gara di Coppa del Mondo se ne sono corse svariate di Super Prestige, X2O Trophy, e delle belle gare da segnalare sono state il classico Koppenberg Cross, perché si corre sul muro del Koppenberg che vediamo nel Giro delle Fiandre, e gara durissima perché ogni giro devono scalare il Koppenberg e il resto del giro comunque si corre sulla collina, è molto dura come gara. A vincere è stato qua Lars van der Haar, che ha battuto negli ultimi metri proprio Van Turenhout e Isvevit. Oltre a loro che sono stati, come avete capito, i protagonisti fino adesso, si sono già fatti vedere degli under 23 interessanti, tipo Thibaut Nys, figlio di Sven Nys. Thibaut, che negli under 23 sta correndo molto bene anche la Coppa del Mondo, e altro under 23 che stanno molto bene e che comunque si fa vedere nelle gare di Super Prestige, Tim Rognar. Altro acquisto importante che ha fatto la Baloise Trek, che vi ricordo che è la squadra di Sven Nys, una delle principali squadre a correre il ciclocross, è stato Niven Uys. Niven Uys, che dopo degli anni passati al team DSM su strada è ritornato a correre il ciclocross come specialità principale. Niven Uys, che è stato campione del mondo nel 2019 negli under 23, prima di passare al team DSM e praticare praticamente solo la strada, è ritornato a fare la sua specialità principale, ovvero il ciclocross, con il team Baloise Trek, e nelle ultime gare sembra che stia ingranando.
tanto. Difatti si è ben piazzato nelle ultime due gare di Coppa del Mondo ed è un qualcuno che secondo me è da tenere sott'occhio per le prossime gare. E so che volevate sentirlo, adesso andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime due gare dove è corso Tom Pidcock e dove ha riniziato la stagione. Ma prima di andare a vedere questo andiamo a vedere velocemente cosa è successo in campo femminile. In campo femminile anche qua c'è stata una dominatrice per tutte le prime gare, compreso il campionato europeo, che è Fem Van Empel. Oltre a lei però ci sono altre due ragazze che sono fatte ben notare. Cosa molto interessante, che tutte e tre queste ragazze sono fatte ben notare, sono classe 2002 e quindi sono tutte e tre delle under 23. Difatti, oltre a Fem Van Empel, l'altra ragazza che si è fatta ben notare, che ha vinto anche l'ultima gara questa domenica di Coppa del Mondo e l'ha dominata, è stata Pat Peters. E l'altra ragazza che si è fatta ben notare e ha vinto l'altra gara di Coppa del Mondo avvantaggiata dallo studio di Fem Van Empel e Pat Peters è stata Shirin Van Arroy. E oltre a loro che hanno dominato l'inizio di stagione, da far notare che Paul Instagram è ritornato dopo qualche anno a praticare il ciclocross con il team Ineos, che sarà poi la squadra che la seguirà anche nella prossima stagione in mountain bike. E oltre a Pauline è ritornata anche alle gare Marianne Vos, che è la campionessa del mondo attuale della specialità. E vedremo cosa succederà nel proseguo di stagione anche in campo femminile, perché anche là si stanno vedendo delle gran belle gare. E è arrivato il momento di capire cosa ha fatto Pidcock. Pidcock è ritornato questo sabato a Merplas nella prova di Super Prestige, arrivato poi sesto, ma la cosa che ci ha fatto un attimo pensare tutti è che non ha corso molto bene, non era lucido perché ha fatto tanti errori che uno come lui non dovrebbe fare, e questa cosa ha fatto pensare che non era ancora in forma e stava un attimo ingranando. Cosa che però domenica a Overise ci ha fatto ricredere tutti, perché appena è partito ha avuto un problema meccanico, si è trovato subito in ultima posizione a dover rimontare e nel giro di due giri era già in prima posizione, è riuscito a passare tutti con una estrema facilità, si è riportato in testa la gara e ha provato ad andare avanti col suo ritmo, però un certo Van Turenhout, ovvero il campione europeo in carica, è riuscito a tenerlo a fatica, è riuscito a guidare più pulito di Pidcock, che negli ultimi due giri ha commesso tantissimi errori, seppur aveva più gamba di Van Turenhout, e ha chiuso in seconda posizione. Ma questa cosa si fa ben sperare per il futuro della stagione, perché se queste sono le prime gare che riesce a fare Pidcock, vi ricordo che seppur è il campione del mondo di ciclocross, campione olimpico in mountain bike e già su strada si è già fatto vedere, ha soli 23 anni, quindi può avere ancora una gran crescita sotto il punto di vista fisico. E già da questo weekend si scontrerà con Van Aert. Difatti anche Van Aert ritornerà alle corse questo 26 novembre a Kortrijk e correrà il sabato a Kortrijk il X02 Trophy e il 27 novembre correrà a Wüst la Coppa del Mondo. Quindi già da questo weekend ne vedremo delle belle, capiamo la forma che avrà Van Aert alle prime gare. Normalmente quando Van Aert arriva alle corse non arriva mai impreparato, e vedremo già Pidcock che dopo gli errori della prima settimana di corse lo vedremo correre sicuramente meglio alla seconda settimana di gare, e ne vedremo sicuramente delle belle con loro due e con tutti gli altri che sono già quasi tutti al picco della forma. E attualmente non si sa ancora la data precisa di quando ritornerà Mathieu Van Der Poel. Nelle ore successive alla registrazione di questo video invece è stata svelata la data ufficiale di quando inizierà a correre Van Der Poel ciclocross in questa stagione. Anche lui inizierà il 27 novembre a Ulst. Van Der Poel, che l'anno scorso per i problemi che ha avuto alla schiena dovuti alla caduta alle Olimpiadi di Tokyo non ha praticamente corso il ciclocross, ha fatto due gare, ma due gare anonime, seppur la prima gara comunque l'ha corsa molto bene perché è arrivato davanti, e quando ci saranno tutti e tre Pidcock, Van Aert e Van Der Poel vedremo come sarà la loro condizione e vedremo se tutti gli altri che hanno corso fino adesso, che hanno dominato le gare, riusciranno a dargli filo da torcere a questi tre alieni della specialità. E arrivati a questo punto del video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto non dimenticate di mettere un bel like e condividere con i vostri amici appassionati di questa specialità, per far sì che questa rubrica continui ancora. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.